protocollo d'intesa tra i comuni di Capolona, Talla e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino per la rivalutazione di Poggio Grillo. Si tratta di un protocollo per la valorizzazione di una località che si è denominata Poggio Grillo, che si trova sul confine tra i comuni di Talla e Capolona. E, come dico io, spesso le montagne non sono luoghi che dividono, ma luoghi che uniscono, e questo è quello che è accaduto nel tempo per la zona di Poggio Grillo, che oggi è veramente il punto d'incontro tra le due comunità di Talla e Capolona. Domenica andremo a celebrare la battaglia di Poggio Grillo, che si è svolta proprio nel 43, proprio in quella zona. Saranno presenti degli ufficiali inglesi, rappresentanti dei militari sia inglesi che indiani, perché lì hanno combattuto proprio i Gurkha dell'esercito alleato, e quindi insomma sarà l'occasione per fare una celebrazione domenica legata alla memoria, ma più in generale per iniziare un percorso di valorizzazione anche territoriale e paesaggistico di questa località per noi importante. La promozione non termina qui, sono in programma altri progetti che riguardano la Mediateca, vero? Sì, assolutamente. Sabato sera sarà presentato il documentario realizzato dall'associazione Quelli della Carin, che raccoglie proprio testimonianze di persone che hanno vissuto proprio in prima persona l'esperienza della battaglia di Poggio Grillo, e questo documentario sarà conferito nella nostra mediateca, quindi a disposizione di enti ma soprattutto di scuole, perché la missione è proprio quella di andare a portare queste testimonianze vicine ai nostri ragazzi, a disposizione dei nostri ragazzi, per poter diventare memoria collettiva e condivisa. Prima di tutto sono lieto di essere stato coinvolto come presidente dell'Unione dei Comuni del Casentino in questo protocollo di intesa fra i comuni confinanti di Capolona e di Talla, i quali vogliono valorizzare questa località, che è una località loro montana di confine, come ho detto prima, fra i loro due comuni, dove si sono svolte nei tempi della Seconda Guerra Mondiale delle battaglie per la liberazione dei loro luoghi. Pertanto è una memoria storica nella quale l'Unione dei Comuni Montani del Casentino partecipa con la Banca della Memoria dell'Ecomuseo del Casentino, e oltretutto l'Unione dei Comuni del Casentino è interessata anche a tutti gli eventi sia di ricordo che turistici che si svolgono all'interno dell'intera vallata, anche se Capolona non fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, ma va ricordato che comunque vada l'Unione dei Comuni Montani del Casentino gestisce la forestazione di tutto il Casentino, pertanto anche Capolona stesso fa parte di tutto il territorio forestale del Casentino. Pertanto siamo ben lieti di accogliere come Unione dei Comuni del Casentino tutte quelle iniziative che i comuni del Casentino vogliono sviluppare, per sviluppare sia nel ricordo che a livello turistico tutte queste manifestazioni e queste iniziative. Il protocollo di intesa che è stato firmato tra Comune di Capolona e Talla e Unione dei Comuni è in questo caso specifico per la valorizzazione di questo sito Poggio Grillo, nel quale c'è stata una grossa battaglia dell'esercito alleato contro l'esercito nazifascista, e dove appunto moltissimi ragazzi provenienti da paesi lontanissimi hanno sacrificato la loro vita per la nostra liberazione. Ma il protocollo d'intesa non è limitato solo a questo, perché il protocollo d'intesa intende a valorizzare tutto il nostro territorio attraverso vari eventi, di cui tra i quali questo ne è il primo e poi ne seguiranno. L'intenzione è quella appunto di continuare in progetti di questo genere per la valorizzazione del territorio, per il ricordo e per tutto quanto. In questo caso, commemorando questa battaglia, per commemorare questa battaglia e tenere fermo il ricordo, è stato fatto anche un documentario a cura dell'associazione Quelli della Carin, con delle interviste a persone oramai non più giovanissime, che hanno vivo il ricordo ancora di quello che è successo in quegli anni. Questo documentario sarà proiettato sabato sera al Cinema Nuovo qui di Capolona, dopodiché farà parte
della mediateca dell'Unione dei Comuni e verrà fatto girare anche nelle scuole e poi in tutti coloro che ne vorranno fruire sarà a disposizione per poter lasciare una testimonianza appunto anche delle persone che purtroppo tra tanti anni ma non ci saranno più. Il grande ringraziamento va verso l'Unione dei Comuni, verso il Comune di Talla, verso il liceo artistico di Arezzo che grazie alla collaborazione del quale sarà realizzato quello che sarà il monumento del quale andiamo a gettare noi la prima pietra domenica mattina. Lo vedremo in una rappresentazione. La realizzazione materiale è stata a cura del liceo artistico attraverso il proprio personale e su suggerimenti e idee di alcuni alunni che hanno buttato là delle bozzette poi elaborate insieme al corpo docente. E l'ultimo, ma non per importanza, ringraziamento a quelli della Carin, all'associazione Quelli della Carin, che sono stati motore, coordinatori insieme a noi e sicuramente con il loro grandissimo impegno hanno reso possibile insieme agli altri tutta questa manifestazione. Alla base di questa iniziativa che si è svolta questa mattina con la firma del protocollo presso il Comune di Capolona c'è un'associazione. L'associazione in questione è Quelli del Carin. Siamo con Rudy Lapini, che è uno dei fondatori di questa associazione e un appassionato di eventi e ritrovamenti bellici, storici, lo possiamo definire così? Principalmente sono un appassionato di storia. L'argomento che mi interessa è la Seconda Guerra Mondiale e mi piace vederla sotto il profilo umano, quindi la sofferenza che hanno patito le persone durante quei giorni, durante quegli anni. E a risollevare quegli stati d'animo anche per sensibilizzare i più giovani. Cos'è successo a Poggio Grillo nel corso della Seconda Guerra Mondiale? Era uno degli avamposti di difesa della linea gotica quel luogo. Esatto, era un avamposto, una linea difensiva da cui noi prendiamo il nome, linea Karin. Era la linea Karin fatta dai tedeschi e l'esercito del Commonwealth decise di sfondarla con un'operazione chiamata Operazione Vandal, ecco perché il nome non è stato preso quello inglese ma quello tedesco, perché insomma non si addiceva molto ad un museo. E si è svolta la battaglia in 10 giorni, ma sono stati veramente cruenti, tant'è che i prigionieri italiani in Inghilterra ne sentivano parlare Monte del Grillo dai loro guardiani, dalle loro guardie che ricevevano le notizie dal fronte italiano. Localizziamo questa località. Allora, Poggio Grillo rimane tra Capolona e Talla, nella montagna sopra Bicciano venendo da Talla e sopra Bibbiano venendo da Capolona. Perfetto, chi furono i protagonisti di questa battaglia? Inglesi, tedeschi, ma non soltanto. Allora, quando si parla di tedeschi è una cosa un po' particolare, perché a quell'epoca incominciavano ad esserci anche gli sbandati, quindi erano più divisioni e non erano neanche tra le meno esperte. C'era anche la divisione Brandenburg che non era delle più morbide, ecco come dire. Dall'altra parte gli inglesi avevano i Gurkha nepalesi, gli indiani, gli Highlander scozzesi e quindi erano diverse le nazionalità. Le persone del territorio si ricordano principalmente i soldati di colore perché gli rimanevano più impressi, perché erano quelli che avevano più propensione a essere mandati avanti nelle prime linee e quindi erano i primi che vedevano i nostri cittadini. Che cosa è stato ritrovato nel tempo in quel luogo che testimonia questo evento bellico? Allora, in quel luogo non molto distante abbiamo anche rinvenuto i resti di un soldato indiano che è stato colpito in località Il Rocolo nel comune di Capolona, ma in linea d'aria non è lontanissimo, era facente parte di quel fronte lì.
Poi abbiamo trovato svariati elementi che vanno a ricostruire, e siamo riusciti noi a ricostruire il campo di battaglia, come si sono mossi per poter cercare di conquistare la montagna. E come si è svolta la battaglia? Sono curioso. Allora, la battaglia inizia in un triste mattino del 2 agosto, quando un gruppo di Highlander scozzesi vengono mandati avanti, una compagnia viene mandata avanti e riescono ad arrivare alla cresta della montagna, ma i tedeschi sferrano un fortissimo contrattacco rimandandoli indietro. Loro non riescono a ritornare alla base, si rifugiano dentro una casa chiamata Casa al Vento, e i tedeschi li invitano ad uscire e ad arrendersi. Questi ragazzi, che erano rimasti una trentina, non di più, si rifiutano. I tedeschi allora sfondarono la porta con dell'esplosivo e iniziarono a combattere stanza per stanza. La cosa orribile, a parte che non si salvò nessuno dei soldati alleati, è che quelle stanze erano abitate anche dai nostri concittadini. Quante furono le vittime? Superano le 200 vittime, infatti tra i militari. Infatti nelle testimonianze raccolte si sente parlare tantissimo dell'elevato numero di soldati caduti e rimasti lì fermi, immobili, senza che nessuno li toccasse fino al passaggio completo del fronte, quindi si sta parlando di 20 giorni. Quali sono le iniziative di cui abbiamo molto detto e molto parlato questa mattina che verranno messe in campo per ricordare questi fatti? C'è un video, una sorta di docufilm e poi un cippo in quella località. Allora, il tutto parte con un docufilm, anche se secondo me non è corretto chiamarlo film, è proprio un vero e proprio documentario, perché quando si parla di storia non si può inventare, bisogna riparlare perfettamente di quello che è accaduto, e è stata questa la scelta di non essere noi a raccontarla, ma intervistare chi da bambino ha vissuto quei terribili momenti tra quelle mura. E quindi parleranno loro, ci saranno delle immagini dell'epoca di repertorio e altre immagini di una rievocazione storica che abbiamo fatto all'Alpe di Catenaia, con dei rievocatori professionisti, però studiate ad hoc proprio per il film. E poi la mattina successiva verrà eretto, anche questo non è corretto, verrà posta la prima pietra per un cippo commemorativo a tutte le vittime di quella montagna, e ci tengo veramente tanto a sottolineare, e questo è fondamentale, che la stele non è pronta per mille motivi, quindi faremo la posa della prima pietra, ma uno dei motivi che è molto bello, molto nobile come lo definisco io, è che non viene fatta da un professionista sotto compenso, ma viene fatta dai ragazzi del liceo artistico di Arezzo, quindi bisogna dargli i loro tempi, bisogna dare forza al loro professore, al loro preside, per poter spingere questi ragazzi a fare un ottimo lavoro, che si sono dimostrati contenti, molto partecipativi, e adesso sono curioso di vedere che cosa tirano fuori.